Cari amici, bentornati sul canale, un saluto dal vostro Alessandro e benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a parlare subito di questa aspirapolvere portatile, un aspirapolvere aspirabriciole per la nostra casa, per la nostra auto, super interessante anche perché la potenza è abbastanza discreta, ma è il prezzo quello che fa la differenza, perché è davvero super conveniente. Vi racconterò tutto in questo video e vi farò vedere che cosa riesce a fare questa mini aspirapolvere portatile di Absorb. Ringrazio l'azienda per la collaborazione, per il video di questo sample in test, ma prima di iniziare vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanella, così da restare sempre aggiornati. Noi ci vediamo tra poco con questa mini aspirapolvere portatile di Absorb. Siamo, iniziamo la recensione, partiamo dalla confezione di vendita. L'abbiamo già vista nell'unboxing, una bella confezione, grandicella, ci spiega anche tutte le caratteristiche tecniche della nostra aspirapolvere, ma vi dirò tutto io. È molto 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 semplice l'utilizzo e vi dico la verità, è carino anche il colore. Vi dico subito che oltre alla nostra aspirapolvere, all'interno della confezione troviamo ovviamente la manualistica. Sì, è una manualistica in inglese, ma non c'è tanto comunque da spiegarci, da girarci attorno. Troviamo subito all'interno la bocchetta per le fessure e qui questa funziona davvero molto bene. Non manca una spazzola per la polvere, comprensivo di tubo allungabile, e abbiamo ovviamente due adattatori, sia per il tubo sia per la spazzola. Una piccola spazzolina per andare a pulire il tutto, vi farò vedere come fare, e un cavetto USB-C USB-A per andare a ricaricare la batteria. Una batteria all'interno da 2000 mAh che ci va a fornire sino a 25 minuti di utilizzo continuo. La porta è qui sul retro, guardate com'è strutturata, è molto molto carina, ripeto, da vedere. Qui abbiamo una luce molto forte che ci servirà quando andremo ad aspirare la nostra auto. Una singola velocità, tre i led qui, vi farò vedere una volta accesa perché è un po' rumorosa, ovviamente si sente non tantissimo, ma comunque è giusto che sia così, è un aspirapolvere. Guardate qui all'interno, vedete la piccola turbina, chiamiamola così, e qui all'interno troviamo il filtro che in questo caso, a differenza di altri aspirapolveri, possiamo andare a lavarlo. Vedete, io l'ho utilizzato e l'ho già lavato, ho lavato anche il contenitore, quindi possiamo lavare il tutto senza alcun problema. Per andare a pulire l'auto comunque è molto molto comoda, tra l'altro abbiamo dimensioni abbastanza ridotte, 345x93x98, un peso di 730 grammi, e non mi resta altro che farvela vedere in azioni e poi andiamo a parlare di prezzo. Quindi accendiamo il tutto e un'unica cosa che volevo affermare, vado a spegnerla, vedete qui i tre led che ci vanno ad indicare la ricarica. Un piccolo neo è che è un po' lenta nel partire, ma quando parte andate tranquilli che aspira davvero abbastanza per essere così piccola. L'avete vista in azione questa piccola aspirapolvere di Absorb? È un accessorio
utile, a dire la verità, e va a costare anche relativamente poco. Impugnatura abbastanza buona, abbastanza leggera, non va a surriscaldarsi anche dopo 15 minuti di utilizzo, un'autonomia di circa 25 minuti. È molto utile all'interno della nostra auto perché va ad infilarsi con il beccuccio in tutti quegli angolini dove non riusciamo ad arrivare con un aspirapolvere normale. Utile tanto anche per i divani, avete visto che ho aspirato diverse cose. Vi ho mostrato un po' che cosa va ad offrirci, abbiamo un serbatoio abbastanza capiente, circa 350 grammi, che diciamo basta e avanza per quello che comunque deve fare questa piccola aspirapolvere. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione per l'acquisto e vi dico che va a costare relativamente poco. Sì, perché partiamo da un prezzo di 55 euro, ma con gli sconti partiamo a 39,90 euro. È presente uno sconto del 20%, riuscirete a portarla a casa intorno ai 32 euro, giù di lì, e comunque a questo prezzo è molto interessante perché è tra le più economiche che ci sono in commercio e va davvero molto bene. Ringrazio l'azienda per la collaborazione e per l'invio di questo sample in test, ma soprattutto ringrazio voi tutti per il vostro tempo e vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale, attivare la campanella così da restare sempre aggiornati, lasciate un like se vi è piaciuto questo video, condividetelo e noi ci vediamo ad un prossimo video.